Abbiamo raggiunto Castelfranco Emilia, questa è la cantina di Cantine Riunite CIV, è qui che si vinifica il bianco, il pignoletto in particolare. Nicola Gentile, buongiorno, è l'enologo, l'enotecnico che si occupa della vinificazione, quello che trasformerà questo mosto in pignoletto. Allora, continuiamo a chiacchierare di vino, siamo venuti da Castelvetro, abbiamo visto il Grasparossa e abbiamo detto parliamo anche di pignoletto qua, però la vendemmia siamo quasi alla fine, Nicola. Sì, questa settimana dovremmo arrivare a concludere quasi completamente il pignoletto e le altre uve bianche. Questa cantina è specializzata nella vinificazione dei bianchi, del bolognese e della zona. Pignoletto come uva principale ormai, ma anche il Montuni, il Bianco di Castelfranco, che sono... Insomma, lo storico, insomma, Bianco di Castelfranco. Ecco, anche a te chiedo, l'annata per questi uvaggi bianchi com'è stata? L'annata è partita con tante preoccupazioni, un po' per il discorso climatico, abbiamo avuto dei problemi di gelate ad aprile, abbiamo avuto un'estate siccitosa, allora siamo partiti con un po' di paura su quello che sarebbe stato poi il risultato. C'è stato un recupero? In realtà subito dopo agosto, subito dopo Ferragosto, il caldo asfissiante è passato, abbiamo avuto una bella escursione termica tra giorno e notte, le piante hanno smesso di avere quello stress di calore che avevano e hanno recuperato, sia dal punto di vista della quantità, faremo un segno meno, ma è un segno meno nell'ordine dell'8% sulle annate. Quindi insomma... La produzione com'è stata? Siete un po' in linea, si può dire che è in linea con l'andamento nazionale, si parla di un 8-9% di calo, quindi anche in questo caso... È assolutamente la percentuale che facciamo noi, siamo un campione affidabile di quella che sarà, diciamo, la produzione stimata nazionale, un calo dell'8-9% della produzione. Tutto sommato che ci sta, fa bene a tutto il mondo del vino, diciamo. La maturazione è stata giusta, ecco. Sì. La maturazione è stata giusta, è stata ottima. Torno a dire, dopo Ferragosto il tempo ci è stato amico, sia con l'assenza di eccessi di acqua, ma anche con le temperature che hanno aiutato, una piena maturazione fenolica delle bucce, una buona espressione aromatica dei vini di quest'anno. Senti, ne abbiamo accennato anche, abbiamo visto la vendemmia manuale Castelvetro, ormai si fa fatica a vedere gente che vendemmia con le forbici in pianura. Percentualmente i nostri produttori si sono orientati per la vendemmia meccanica in pianura, specialmente dove comunque è più semplice, insomma. Più semplice, ma credo che non sia più giusto neanche parlare solo di semplicità. 20 anni fa era visto con terrore la vendemmia meccanica, anche perché era fatta veramente male, i vigneti non erano adatti. Invece adesso diventa quasi un punto di forza, saper gestire la vendemmia attraverso la meccanizzazione permette di avere dei conferimenti al punto giusto di maturazione dell'uva, riuscire a raccogliere ogni varietà nella giusta epoca di maturazione ed avere dei conferimenti in cantina diluiti nel tempo, permettendoci di dedicare il massimo del lavoro, il meglio del nostro lavoro alle giuste quantità d'uva. Ecco, la rapidità in questo caso è importante perché io vendemmio e nel giro di un'ora al massimo ho il prodotto che arriva in cantina. Ho il prodotto in cantina. In tutte le varietà è un punto importantissimo, sia per i fenomeni ossidativi che per quello che possono essere l'inizio di trasformazioni che ci sono una volta staccata l'uva dalla pianta, e diventa fondamentale nei vini bianchi della nostra zona, che sono famosi per la freschezza, per i profumi, per l'asserbevolezza Perciò un'uva che viene staccata dalla pianta e consegnata a noi e immediatamente messa nel ciclo produttivo è un valore aggiunto ormai. Senti, questa è una cantina che ha quale capacità produttiva annualmente? Le capacità produttive sono alte? Ma dipende da come si vuole lavorare. Diciamo che negli ultimi anni ci siamo attestati sui 140.000 quintali, 130.000 quintali, quest'anno forse saremo sui 120.000 piuttosto che i 130. E più che di capacità annua parliamo di capacità giornaliera, siamo in grado di ritirare fino a 6.000 quintali di uva al giorno, trattandola immediatamente allo scarico, riuscendo a raffreddare il prodotto, a decantare il prodotto e a seguire le fermentazioni nel loro ciclo completo. Sono fasi molto importanti che poi dopo trasferiscono al vino la qualità, è fondamentale. E lì tu che sei enologo, insomma, ve le insegni, eh? E io che sono enologo, è il periodo divertente dell'anno lavorativo, nel senso che è qui, in questi giorni, che si fa la qualità, che si dà un valore aggiunto al prodotto, che si caratterizza e si preserva quello che ci dà l'uva. L'uva arriva subito in cantina e noi dobbiamo tirare fuori il meglio che c'è il prima possibile e trasferirlo nel vino. Il nostro lavoro come enologi è quello di trasferire nel vino le emozioni che proviamo noi nella vendemmia. Nicola, io ti ringrazio perché ti voglio lasciare alla tua uva perché voglio bere un buon pignoletto, quindi ti lascio lavorare. Presidente Bertinelli, la meccanizzazione nei nostri allevamenti, nel comprensorio del Parmigiano Reggiano, è sempre più spinta, ci sono anche i robot che sono entrati nelle stalle. Diciamo che sono visti un po' in cagnesco dai tradizionalisti, ma però il robot dà diciamo, dei risultati concreti, no? Perché comunque alla fine il prodotto esce il latte, in questo caso non ha alcune differenze rispetto a quella che era la mungitura tradizionale. Qual è la posizione del consorzio su chi poi utilizza questo robot, questi robot che sempre più, specialmente nelle aziende giovani, vengono utilizzati? Per fare il Parmigiano Reggiano esiste un disciplinare di produzione. Il disciplinare di produzione a riguardo ci dice che il latte, da quando inizia la mungitura a quando arriva al caseificio, devono passare al massimo 7 ore a una temperatura di conservazione di minimo 18 gradi centigradi. Che poi questa cosa venga fatta mungendo a mano le bovine, mungendole con la mungitrice che tutti conosciamo, mungendole con la stazione robotizzata dove avviene quella che noi chiamiamo la mungitura volontaria, perché le bovine vanno a farsi mungere, questo è il robot. Che poi sia una sala di mungitura robotizzata dove quindi entrano tutte le vacche ed è una macchina che ne munge tante contemporaneamente sostituendo l'uomo della sala tradizionale. Questo non è così rilevante, non è così importante. L'importante è che il latte venga munto e trasportato e conservato seguendo il disciplinare di produzione. In quel lasso di tempo? In quel lasso di tempo. Che cosa abbiamo fatto come consorzio? Abbiamo iniziato 2 anni fa una sperimentazione per aumentare le ore di permanenza e di sosta del latte a 18 gradi. Quindi non più a 7, ma abbiamo fatto un test sulla qualità del formaggio a 12 mesi e 24 mesi, tenendo il latte a 18 gradi per 12 ore. E quello che abbiamo visto è che sostanzialmente non esiste una differenza qualitativa percepibile da un punto di vista statistico tra un formaggio e l'altro. Questo che cosa permetterà? Permetterà a chi vorrà utilizzare il robot di mungitura di poter essere più flessibile negli orari di mungitura. nel momento in cui il disciplinare dovesse essere modificato, perché non dimentichiamo che perché questo accada deve partire un percorso di modifica del disciplinare, ma le vacche verranno sempre munte 2 volte al giorno, il latte verrà consegnato 2 volte al giorno al caseificio, l'unica differenza è che il latte potrà rimanere invece che 7 ore, 12 ore all'interno del tank a 18 gradi. Quindi non si discute sulle evidenze scientifiche e quindi a questo punto sarà la capacità degli operatori, degli allevatori sempre più giovani di sapere gestire queste macchine. Ma le macchine devono venire in aiuto dell'uomo, noi non dobbiamo essere contro l'innovazione, noi dobbiamo appoggiare un'innovazione che ci permette di rispettare la tradizione. Questa cosa non dimentichiamola mai, oggi si parla tanto di benessere animale, di sostenibilità, e tanti consorzi, tante aziende stanno lavorando per essere distintivi perché loro sono rispettosi del benessere degli animali o della sostenibilità ambientale. Questo fra qualche anno non sarà più distintivo, sarà un prerequisito. Se tu vorrai essere sul mercato, dovrai essere così, altrimenti il cittadino non ti acquisterà più. Che cosa farà la differenza? La bontà dei prodotti e le nostre tradizioni, la nostra storia, i nostri riti, le nostre gesta. Pensiamo al battitore, che a me fa ricordare tanto il remouage fatto a mano nello champagne, pensiamo alla marchiatura a fuoco, pensiamo alle nostre caldaie di rame. Ecco, forse può esistere una tecnologia che rende un prodotto buono in un modo equivalente, ma da un punto di vista della tradizione, della storia e della cultura, questo è un nostro patrimonio, lo abbiamo noi, se qualcun altro lo fa ci sta copiando, quello originale siamo noi. Quindi innovazione sì, ma nel rispetto delle tradizioni, perché la nostra distintività non è solo la bontà del prodotto, ma anche la nostra cultura.